Buongiorno, sono Cristina Mazzavillani di Ravenna. Forse molti di voi mi conoscono. Sollecitata dall'Associazione Cuore e Territorio, ho accettato molto volentieri di aggiungere la mia voce a quella di tanti che l'hanno già fatto e a coloro che lo faranno. Insieme ce la faremo, si dice. Io penso che comunque si possa fare di più e meglio. Andrà tutto bene, si dice. In verità, è già andato tutto molto male e andrà peggio in futuro se non aiutiamo la nostra sanità ad essere più pronta, più equipaggiata e munita di strumenti altamente tecnologici. I nostri medici sono i migliori, i più preparati, i più richiesti, i più umanamente predisposti nel curare le malattie dei pazienti, ma sono anche i più soli e i più disarmati. Tutti abbiamo capito che il disastro coronavirus è avvenuto anche e soprattutto per l'impossibilità degli ospedali di poter ospitare in gran massa ammalati bisognosi di assistenza particolare. Mettiamoci in testa che il futuro dei nostri figli e nipoti dovrà sempre più confrontarsi con i prossimi micidiali virus, scappati, quelli sì, da super laboratori, super organizzati e super supportati a disposizione di servizi segreti e strategie militari. Terribile dirlo, me ne rendo conto. L'unica maniera di difesa da questa folle corsa contro l'umanità, da questa guerra economica, sociale, politica, invisibile e pericolosissima, è avere ospedali più all'avanguardia possibile, più specializzati, più attrezzati, forniti di laboratori di ricerca scientifica, impegnati a seguire, se non addirittura a prevedere, ciò che potrebbe capitare. Tocca a noi cittadini farci carico di una situazione politica fragile e insicura, per non dire impreparata. Lo Stato siamo noi. Possiamo donare, aiutare, vigilare, sottolineare, spronare, dare esempio di educazione civica. Insomma, esserci, ognuno a fare la propria parte. Grazie.